Prima di ritornare sulla funzione esponenziale, volevo soltanto chiarire un attimo perché questo è negativo. Ok? Almeno se n è abbastanza grande. 1 fratto n più 1, lo puoi scrivere con 1 fratto n per 1 più 1 su n. Questo è 1 fratto n. Questo qui lo puoi scrivere come 1 su n che moltiplica, se vi ricordate, 1 fratto 1 più x, quando x era minore di 1, si poteva scrivere come 1 meno x più x quadro più altre correzioni più piccole. Se scriviamo solo il prodotto dei primi due termini, qua abbiamo 1 su n meno 1 su n quadro più altre correzioni più piccole. 1 su n per 1 meno 1 su n per 1. Quello che però non sappiamo per ora, ci sono altri modi per dimostrarlo, questo non è l'unico modo, però io preferisco accennare a questo modo perché anche se non lo sappiamo per adesso, lo sapremo in futuro e questo si dovrà consolidare molto bene. Logaritmo di una quantità 1 più una quantità minore di 1 si potrà scrivere come 1 su n, in questo caso, meno 1 2n quadro più 1 su 3n cubo altre correzioni. Allora, se trascuriamo le correzioni da qui in poi, allora vedete che quando vado a fare la differenza 1 su n e 1 su n se ne va, meno 1 su n quadro più 1 su 2n quadro è negativo. Le altre correzioni, quelle del tipo 1 su n cubo, sono trascurabili. Quindi se n è abbastanza grande, sicuramente questa quantità è negativa, che vuol dire che questa successione scende. Tutto il resto del ragionamento è questo. Okay. Detto questo, questo ripeto, tante di queste cose che stiamo facendo sono delle dimostrazioni fino a un certo punto, perché dipendono da fatti che o sapremo più avanti oppure non sono stati tutto ben specificati, però sono vere. Ok. Adesso voglio ritornare invece sulla funzione esponenziale. La funzione esponenziale, di cui abbiamo fatto un grafico approssimativo precedentemente, ha una caratteristica molto importante, che è quella, se io per esempio vado a fare questo limite, allora, per esempio, io vado a fare, sopra ci metto un qualche cosa che è esponenziale in n, sotto ci metto una potenza di n, però k lo scegliete voi, potreste metterci n, n quadro, n cubo, n... E quando fate questo limite il rapporto tende sempre a più su. Cioè, questo fatto si sottolinea dicendo che la crescita della funzione esponenziale all'infinito è più veloce di qualunque crescita, si dice, polinomiale. Ok? Questo poi lo dimostreremo oggi stesso, non è difficile da dimostrare. Allora, è molto semplice, per quale motivo? Prendete questo, chiamatelo A con n. A con n adesso non c'entra con quello di prima. Quindi provate a fare A con n più 1 fratto A con n. Quanto fa questo qua? Fa 2 alla n più 1 fratto n più 1 alla k per n alla k fratto 2 alla n. Cioè fa 2 fratto n più 1 2 fratto n più 1 su n alla k. La k è fisso ed n che tende a infinito. Quando n tende a infinito, questo tende a 1, 1 alla k fa 1 e quindi questo tende a 2. Che cosa significa? Che il rapporto tra due successivi elementi della successione
tende a 2. Se tende a 2, da un certo punto in poi sarà maggiore di 1, per esempio una maggiore di 3,5. Allora, che cosa significa? Quindi esiste ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora a con n più 1 fratto a con n è maggiore di 3,5. Da questo segue subito che a con n è maggiore o uguale di a con ni per 3,5 alla n meno 2. Per quale motivo? Io parto da a con ni, quando vado da a con ni più 1 devo moltiplicare almeno per 3,5, a con ni più 2 devo moltiplicare un'altra volta per 3,5 e così via. Per andare da a con ni fino ad a con n devo moltiplicare n meno ni volte almeno per 3,5, quindi ottengo questa maggiore esistenza. Allora, siccome questo tende chiaramente a più infinito, 3,5 alla meno ni è una costante fissa, con n a con ni è una costante fissa, 3,5 alla n e tende a più infinito, le altre costanti sono strettamente positive e quindi sicuramente il limite di questa successione fa più infinito. Lo rivedremo anche più tardi come conseguenza dei teoremi di Cesaro, che faremo tra poco. Però uno dice: ma io non sono convinto, e ora ti faccio convincere. Allora, facciamo uno specchietto. Lui ci mette n, lui ci metto n quadro, lui ci metto n alla 1.000.000. Va bene, 1.000.000 come potenza. E qua ci metto 2 alla n. Allora, andiamo a vedere chi va più veloce. N uguale a 1, n quadro fa 1, n alla 1.000.000 fa 1, 2 alla n fa 2. Quindi l'esponenziale parte anche in mandato. Però quando n è uguale a 10, n quadro fa 100, questo qua fa 10 alla 1.000.000. Qua invece viene 2 alla 10 che è uguale a 1024, che è circa 10 alla 3, quindi questo qua è partito a razzo. Chiaramente questo è più veloce di questo, è più veloce di questo, ma questi due già sono più lenti di questa, ma questa è molto più veloce di questa. Allora, andiamo a mettere 10 alla 6, cioè 1.000.000. Metto 10 alla 6, al quadrato fa 10 alla 12. Qua quanto fa? 10 alla 6 elevato a 1.000.000 fa 10 alla 6.000.000. Qua invece mi viene 2 elevato alla 1.000.000. Perché è 2 elevato alla 1.000.000. Ma uno dice, vabbè, sta ancora in vantaggio questo, stai a fregare. Andiamo a mettere 10 alla 9. Allora, questo fa 10 alla 18. Questo fa 10 alla 9.000.000. Questo però, attenzione, quanto fa? Fa 2 alla 10 alla 9, ma 10 alla 9 è 1.000.000.000. Siccome 2 alla 10 è maggiore di 10 alla 3, allora questo lo posso scrivere che è maggiore di 10 alla 300.000.000. Guardate che questo è 10 alla 9.000.000, questo è 10 alla 300.000.000.
Quindi che cosa è successo? E questa è partita al razzo, però continua ad andare con una certa andatura. Questa, quando la chiappa, a un certo punto poi la supera e se ne va, lasciandola sul posto. Se ci mettessi adesso 10 alla 12, poi avrebbe sempre 10 alla 12 milioni, poi verrebbe 10 alla 300 miliardi. È chiaro? Qual è la velocità della funzione esponenziale? È chiaro che ci sono vari fenomeni di crescita. Noi sappiamo che la funzione esponenziale cresce più velocemente di tutte le potenze. Però ci saranno anche funzioni più veloci della funzione esponenziale. Per esempio sappiamo che 2 alla n è minore di n fattoriale, cioè. Tranne che per i primi numeri, per esempio 2 alla 2 fa 4, 2 fattoriale fa 2, però 2 alla 3 fa 8, 3 fattoriale fa 6, ma già 2 alla 4 fa 16, 4 fattoriale fa 24, qua se andiamo a 10 alla 6 fattoriale, 10 alla 6 fattoriale è un numero enorme, poi lo impareremo. Poi vedremo se sarà il caso, sicuramente una parte la proveremo, ma come si può stimare n fattoriale? N fattoriale è circa n alla n fratto e alla n per la radice di 2 pi greco n, è maggiore di questo in genere. Poi qua 1 più 1 su 12 n, poi mi pare più o meno 1 su 288 n quadro, ma le correzioni successive non me ne ricordo con certezza. Diciamo, la formula, se omettete la parentesi, questo diviso questo tende a 1. Non è una formula semplice. Questa qua si chiama formula di Stirling. Ok? Formula di Stirling. Oh, questa crescita, il fattoriale, è ancora più veloce dell'esponenziale. Perché vedete, c'è un n alla n, anche se lo dividi per n alla n, questo n alla n è molto più veloce di n. Perché n compare sia sopra che sotto. E quindi ci sono cose più veloci anche della crescita esponenziale, però diciamo che normalmente nei fenomeni naturali non capitano spesso. Già una crescita esponenziale è bella. Invece la crescita esponenziale capita spesso. Quando è che si parla di crescita esponenziale in un fenomeno fisico, economico, ingegneristico? Ogni volta che c'è un tempo di raddoppiamento. Se per esempio stiamo parlando di una crescita rispetto al tempo, per esempio tutti quanti adesso si lamentano, anche la Banca Centrale Europea si lamenta che i prezzi non aumentino abbastanza in fretta. Se avete presente il quantitative easing, cioè quella iniezione di liquidità che ha fatto la Banca Centrale Europea dal 2013 al 2018, diciamo, sostanzialmente, è stata per cercare di stimolare l'inflazione che era troppo bassa, era scesa sotto il 2%, diciamo, il target è il 2%. Anche se poi ovviamente un'inflazione al di sopra del 2% invece verrebbe pure frenata, perché infatti adesso stanno frenando. Quando si dice che i prezzi aumentano dell'1%, mettiamo anche solo l'1% l'anno, di che tipo di crescita stanno parlando? Esponenziale, perché se il prezzo all'anno 0, a P0, dopo n anni, cosa sarà? 1% significa moltiplicare per 1,01. Ma se faccio passare invece che un anno, n anni,
questo lo devo moltiplicare n volte, quindi il prezzo P con n all'anno n sarà uguale a P con 0, che è una costante, per 1,01 alla n. Uno non si accorge della crescita esponenziale semplicemente perché questa costante è abbastanza vicina a 1, quindi per molti anni la crescita si mantiene abbastanza contenuta. Poi però c'è un punto in cui esplode. Chiaro? Oh, se ne deduce che quando si parla di crescita esponenziale, cioè ogni volta che avete una crescita percentuale, per esempio, quest'anno i salari crescono del 2%, l'inflazione cresce dell'1%, quindi il salario reale cresce dell'1%. Sono tutte crescite esponenziali. Ovviamente se tu sai che l'inflazione è del 2%, ma i salari nominali scendono del 3%, il salario reale addirittura è sceso del 5%. Chiaro? 2 più 3. Quindi questo vi fa capire che queste dinamiche hanno delle, diciamo, una forza temporale enorme. Cioè non si possono accettare, per esempio nessuno accetterebbe che il suo salario diminuisse in termini reali per molti anni di seguito, anche se solo dell'1%, perché 1% quest'anno, 1% l'altro anno, 1% l'altro anno. Cosa succederebbe se il salario diminuisse dell'1% l'anno? Quanto tempo ci vorrebbe affinché il salario si dimezzi? Circa 70 anni. Un modo veloce di calcolare il tempo di raddoppiamento, approssimato ovviamente, è questo. Si fa 70 diviso l'incremento percentuale, cioè facciamo un esempio: se io ho messo in un titolo che mi rende il 7% l'anno, il capitale sarà doppio circa dopo 10 anni. Se invece rende il 3,5% l'anno, sarà doppio dopo circa 20 anni. Se mi rende il 10% l'anno, sarà doppio dopo circa 7 anni. Questo sempre perché i rendimenti si compongono, no? Si moltiplicano. Ok? Ovviamente vale anche al contrario: se io perdo il 7% l'anno, in 10 anni si è dimezzato. Allora, per capirci, l'attuale crisi economica che è iniziata nel 2008 dopo il fallimento della Lehman Brothers e la propagazione della crisi a tutto il resto del mondo, stiamo parlando di una crisi che ha interessato una perdita di PIL, si chiama prodotto interno lordo, in 2 anni nei paesi industrializzati di circa 7-8 punti percentuali. Meno 5 nel 2009, meno 2, meno 3 nel 2010. Ok? Dopodiché faticosamente ci sono state piccole crescite positive. In Italia c'è stata un'altra mazzata, è venuta dopo la crisi del 2011, quando ci fu la dimissione del governo in carica, e quindi successivamente ci fu un altro periodo di meno 2, meno 3. Quindi, però in totale, per esempio, dall'inizio della crisi ad adesso, che sono passati 10 anni, l'Italia più o meno avrà perso 2-3 punti di PIL, cioè ancora non è tornata al PIL del 2007. Okay? Però noi siamo quelli più in crisi, quindi, però per paragone, per capirci come fenomeno, considerate che quando cadde l'Unione Sovietica, è caduta nel 1991, negli anni 90 l'Unione Sovietica, diciamo la Russia, che è succeduta all'Unione Sovietica, perché si sono divise tutte le repubbliche ex sovietiche, sono diventate singole, la Russia ha conosciuto meno 7% l'anno per 10 anni di fila, meno 7, meno 7, meno 7, meno 7, meno 7, che significa che in 10 anni il PIL della Russia si è dimezzato. Quindi, se prima c'avevi, se
dimezzato il PIL, si è dimezzato pure i salari reali. Quindi se prima il tuo salario reale ci compravi 1000, adesso ci compravi 500. Poi negli anni dal 2000 in poi ha cominciato a fare più 3, più 4, insomma adesso in 18 anni più o meno ha recuperato quello di prima. Però anche perché partiva molto basso, quindi a un certo punto comunque è riuscita a invertire la situazione. Quindi è chiaro che queste dinamiche non sono accettabili su lungo, cioè un paese che abbia un tasso di sviluppo del 3% l'anno, ma contro un altro che ha un tasso di sviluppo del 2% l'anno, contro un altro che ha un tasso di sviluppo dello 0,5% l'anno, e dopo 20 anni tutta la sapete. Chiaro? Un'altra dinamica che presenta i chiari, anzi qui sono ancora più chiari, effetti della crescita esponenziale è la dinamica della crescita biologica. Vi ricordate la successione di Fibonacci? Allora, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, eccetera, eccetera. Ora, ogni numero è la somma dei due precedenti. Questa successione come era stata pensata? È stata pensata, ci sono x coppie di conigli, ogni, diciamo, a ogni generazione il numero di coppie che viene è la somma dei due precedenti, perché per le coppie che sono ancora attive fanno figli, quindi 1 più 1 fa 2, scusate, 1 1 poi viene 2, poi viene 3 e così. Questa crescita qui è esponenziale. Se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che con n più fratto a con n a quanto tendeva? Tendeva a x, dove x era circa 1,61, se vi ricordate. Era precisione radica 5 più 1. Quindi che vuol dire? Vuol dire che a con n più o meno sarà circa radice di 5 più 1 mezzi alla n. Non sarà esattamente questo, sarà questo per una costante C0, perché all'inizio non è vero. Quindi, diciamo, tendenzialmente tende a crescere così. Il fatto che ci sia questo rapporto tende a diventare costante, e questa costante qua significa che più o meno a con n si comporterà come una costante per... Ok? Ok, allora, e quindi questa crescita è di tipo esponenziale. D'altro canto, poi sarà scritto anche nei libri di altre religioni, io ho la mia quindi mi tengo quella. Nella Bibbia sta scritto. Che c'è scritto? Crescete e moltiplicate. Se la crescita della popolazione fosse stata lineare, avrebbe detto crescete e addizionate. Siccome ha scritto crescete e moltiplicate, significa la matematica conosceva bene. Moltiplicatevi, che significa? Che a ogni tot di generazioni la popolazione raddoppia. Per i neomalthusiani, e questa è, chi sono i neomalthusiani? Quelli che si preoccupano dell'incremento della popolazione. C'era uno scienziato Malthus, dice sì, ma lui aveva visto la funzione esponenziale, dice mazza, dove andiamo a finire? Quando erano sulla Terra 50 milioni, cioè, ora siamo miliardi. Se Malthus
rivivesse per qualche secondo gli prenderebbe subito un infarto e rimorirebbe. Ma ci sono altri che si preoccupano, non è che sia l'unico. In linea generale si può anche essere d'accordo che ci sono dei limiti alla crescita. In genere questi limiti alla crescita, cioè se tu fai crescere una, che ne so, c'è una coltura, qua ci metti una sostanza dello zucchero e qua ci metti dei batteri, poi vai a valutare il numero dei batteri dopo un certo periodo di tempo, che succede? I batteri vanno così e poi vanno così. Per quale motivo? All'inizio crescono esponenzialmente, poi a un certo punto, anche se tu continui ad aggiungere zucchero, su quel vetrino più di 8 batteri non ci vanno. Quindi il limite alla crescita è imposto dal limite fisico del vetrino. Tu metti anche un grammo di zucchero all'ora, ma c'è un effetto di saturazione, per cui la cottura a batteri, tu aggiungi con la tua pipetta una goccia di zucchero ogni tanto, ma all'inizio è esponenziale, poi no, poi arriverà una saturazione. Poi ci sono altre crescite biologiche, per esempio ci sono alcune crescite biologiche che fanno così, l'altra fa così. Questi per esempio sono regolati dai modelli che si chiamano preda-predatore, no? Prima ci sono troppi lupi, poi i lupi si mangiano tutte diciamo, le prede che stanno in giro, le prede non ci stanno più, i lupi muoiono di fame, allora le prede si rialzano, ciclicamente si alternano. Questi sono modelli studiati da un matematico, si chiama Voltaire. Comunque, diciamo, le crescite di tipo biologico sono tutte di tipo esponenziale. Per quale motivo? Perché la fertilità è legata alla popolazione che c'è in giro. Quindi la crescita si dice, non si dirà mai quest'anno siamo cresciuti di 50.000 persone, siamo cresciuti dell'1%, 0,5%, 0,7%. Per esempio, quali sono attualmente i tassi di crescita della popolazione mondiale? Allora, popolazione, regione, tasso di crescita. Allora, nel mondo, in tutto il mondo staremo all'1,6% annuo. In Italia allora qua stiamo a diciamo 0, siamo intorno a 0, che è dato da allora più 0,3 meno 0,3 che fa 0. Cosa intendo dire? Il saldo naturale è negativo, cioè in Italia muoiono più persone di quelle che nascono. Il saldo complessivo è 0 perché c'è l'immigrazione, quindi diciamo se non ci fosse l'immigrazione il saldo naturale sarebbe negativo. Le dinamiche, se andiamo a vedere negli Stati Uniti, qua siamo a 0,5. Più o meno, non prendetelo come Vangelo. In altre, ovviamente, siccome qua siamo a 0 e qua siamo a 0,5, ci daranno altre parti del mondo e saranno a 2. No, la Cina è bassa. Perché la Cina ha introdotto 30 anni fa la politica del figlio unico.
Oh. Dice, ma come facciamo noi? Attenzione, dovete capire una cosa qua, che queste equazioni qua hanno molto ritardo. Cioè, come mai? Togliamo anche l'immigrazione. Attualmente facciamo meno 0,3, facciamo circa 200.000 persone in meno l'anno. Cioè muoiono 700.000 e nascono 500. Oppure muoiono 650 e nascono 400. Adesso peggiorerà, eh. Come facciamo a fare solo meno 0,3% l'anno quando in Italia il numero di figli per donna mediamente è 1,2? Per, cioè, allora, normalmente diciamo, una popolazione per riprodursi dovrebbe fare 2 figli per ogni coppia di genitori. Quindi il numero di figli per donna in una coppia sta una donna, dovrebbe essere 2. Poi per garantire il fatto che ci sta un po' di mortalità infantile, eccetera, il tasso di stabilità di una popolazione è 2,1. Quindi, allora uno dice 2,1, 1,2 è in Italia, non mi trovo, come fa a essere così poco, scendere così poco? In realtà, prima di tutto non è poco. Poi, questo perché? Perché bisogna andare a vedere qual è la generazione che sta morendo e qual è la generazione che sta figliando. Cioè, facciamo un esempio. Quando diciamo stava morendo 10-20 anni fa, stava morendo la generazione di quelli che erano nati nel 1910, 20 anni fa, tra il 10 e il 19, cioè gli anni della guerra, prima guerra mondiale, che erano di generazione piuttosto limitata per via della guerra, chiaramente morivano pochi, mentre stavano facendo figli quelli nati negli anni 60, che erano tanti. Tra un po' intanto cominceranno a morire, stanno cominciando a morire quelli degli anni 30, anzi tra il 1930 e il 1940 c'è stata una prima espansione demografica in Italia piuttosto consistente, che ha incentivato molto la natalità. E qua invece quelli che fanno figli cominciano a essere quelli degli anni 80 e 90, che sono generazioni piuttosto esigue. Quindi ci sono problemi con le popolazioni, ci sono problemi sia di ritardi lunghi sia di ciclicità lunghe. Facciamo un esempio, questo è un altro fatto molto importante da capire. Questa cosa non riguarda solo l'Italia, io per fatti personali conosco un pochino, siccome mia moglie è russa, conosco un po' i fatti della Russia. In Russia ci sono gli effetti, si vedono a distanza di 3 generazioni, gli effetti di 3-4 generazioni, gli effetti della Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale l'Unione Sovietica ha conosciuto 20 e rotti milioni di morti. Solo la Russia ha conosciuto circa più della metà. E tu che cosa hai? Hai dei buchi generazionali che si ripropongono ogni 30 anni. Cioè, quelli là che in quella generazione erano pochi, hanno fatto pochi figli, e dopo 2 generazioni ci saranno pochi figli di quella generazione, e così via. E questo fa sì, sta cosa può far crollare i governi, per esempio. Perché? Adesso hanno dovuto anche lì fare la riforma delle pensioni. Avevano che le donne andavano in pensione a 55 anni, gli uomini andavano in pensione a 60 anni, a fronte di una vita media che per gli uomini è 64 anni, quindi è piuttosto bassa rispetto all'Italia, 64-65, forse 60, anche 66, ma gli ultimi dati. Stava in aumento, ma poco, comunque ben lontana da quelle italiane. E delle donne che stanno intorno agli 80 anni. La situazione delle donne in particolare era parecchio squilibrata, 55 rispetto a 80. Allora hanno di colpo
altro che la Fornero, hanno fatto da 60 a 65 gli uomini e da 55 in un primo tempo a 65 e poi l'hanno portato a 60 perché la gente stava scendendo in piazza con i corpuni per le donne, ok? Ma questo non era dovuto solo all'influenza della maggiore aspettativa di vita, perché se avessero dovuto ragionare con l'aspettativa di vita magari avrebbero aumentato 5 anni solo alle donne. Il problema non era quello, il problema era che in questo momento hanno anche loro che vanno, stanno in pensione tutti quelli degli anni 30, che sono tanti, e stanno a lavorare tutti quelli che sono nati negli anni 40 e 50, che sono pochi. E quindi a un certo punto il sistema va in tilt. Tra 20 anni la cosa si attena un po'. E quindi queste sono cose, oltretutto queste cose qua sono, è vero che c'è molto ritardo, però per lo stesso motivo sono largamente prevedibili. Io com'era la demografia italiana di Mu lo potevo dire 20 anni fa, perché 20 anni, cioè tu che 20 anni fa, in 20 anni cosa aggiungi? Aggiungi solo popolazione da 0 a 20 anni, che non va sicuramente ad alterare il futuro, insomma a 20 anni ancora non si sposa, cioè possono essere poco più, poco meno, quindi diciamo sul totale la previsione è sbagliata di pochissimo, cioè quindi per esempio sapere quali sono i problemi sulle pensioni per i prossimi 50 anni si sa quali sono. Questo si sa qua, si sa in Russia, si sa in America, si sa in qualunque paese del mondo. Chiaro? Ok. Vediamo un attimo. Della funzione esponenziale abbiamo parlato pure troppo. Pausa.